Questa mattina Federica Panicucci e Roberto Poletti hanno affrontato il caso delicato di Larimar, la quindicenne trovata morta nel giardino di casa. Si indaga per capire se si tratti di suicidio o omicidio. La mamma della ragazza è intervenuta in collegamento esprimendo la sua rabbia per le minacce ricevute dalla figlia a scuola. In un momento di tensione ha dichiarato di sapere tutto e di poter agire se non si fa giustizia. I conduttori hanno cercato di ripristinare l'ordine, ma la donna è tornata in diretta per esprimere fiducia nella giustizia. La Panicucci ha concluso raccogliendo la rabbia e il dolore della madre. La situazione è diventata critica quando la mamma ha minacciato di agire da sola se non si facesse giustizia per la figlia. I conduttori hanno cercato di gestire la situazione, ma la donna è tornata in diretta per esprimere la sua fiducia nella giustizia del paese. La Panicucci ha concluso il segmento raccogliendo la rabbia e il dolore della madre. La madre di Larimar ha espresso la sua rabbia per le minacce ricevute dalla figlia a scuola e ha dichiarato di sapere tutto. I conduttori hanno cercato di gestire la situazione, ma la donna è tornata in diretta per esprimere fiducia nella giustizia. La Panicucci ha concluso raccogliendo la rabbia e il dolore della madre. La madre di Larimar ha espresso la sua rabbia per le minacce ricevute dalla figlia a scuola e ha dichiarato di sapere tutto. I conduttori hanno cercato di gestire la situazione, ma la donna è tornata in diretta per esprimere fiducia nella giustizia. La Panicucci ha concluso raccogliendo la rabbia.